Questo partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti, che è l'acronimo, insomma, quello che si nasconde dietro l'acronimo TTIP o TTIP o TIP, come vogliamo pronunciarlo, è appunto un trattato in fase ancora negoziale tra Stati Uniti ed Europa. È un trattato la cui appunto negoziazione è iniziata nel luglio-giugno del 2013 e da giugno del 2013 fino ad ottobre del 2014 ci sono stati 7 round negoziali in cui nella segretezza anche del mandato negoziale. Quindi abbiamo una prima fase, luglio 2013, ottobre 2014, 7 round negoziali in cui anche il mandato del mandato a negoziare era segreto. Nell'ottobre del 2014 l'Organismo per la Trasparenza della Comunità Europea, che è l'impronunciabile nome di Ombudsman, però tra di noi chiamiamolo l'Organismo per la Trasparenza della Comunità Europea, altrimenti insomma non ne usciamo. Questo organismo è intervenuto e ha chiesto la desecretazione del mandato, cosa che ovviamente le ONG di tutta Europa già chiedevano da tempo, in quanto la campagna europea contro il trattato si è formata in seguito, proprio a breve dall'inizio delle trattative, quindi già nel settembre del 2013, la campagna italiana invece nel febbraio del 2014, quindi già avevamo fatto pressione per chiedere la desecretazione del mandato e bisogna dire anche che il mandato era presente sui nostri siti in maniera, diciamo, non ufficiale, perché Wikileaks aveva già fatto insomma, aveva già, diciamo, trafugato dei dati. E dall'ottobre del 2014 in poi invece il mandato è stato reso pubblico e trasparente. Dall'ottobre del 2014 ad oggi ci sono stati altri 6 round negoziali e adesso è previsto l'ultimo round, appunto previsto, che sarà dall'11 al 13 luglio a Bruxelles. Quindi teoricamente dall'11 al 13 luglio a Bruxelles ci sarà quello che è l'ultimo round del mandato, o perlomeno l'ultimo round previsto. Il trattato, così come era stato concepito, ovviamente doveva concludersi molto molto prima rispetto ai tempi a cui stiamo assistendo, perché l'intenzione della Commissione europea e degli Stati Uniti era una negoziazione molto più veloce, molto più snella, e sicuramente il fatto che il mandato era comunque segreto contribuiva a rendere più snella la cosa e più agile. La desecretazione del mandato, la declassificazione del mandato ha fatto sì che l'opinione pubblica venisse a conoscenza di questo argomento e quindi ha aumentato il livello di preoccupazione, che prima era un livello riservato solamente agli addetti ai lavori, mentre poi è diventato un argomento un po' più di discussione, e questo ha rallentato tutti quanti i round. Perché nasce un'opposizione al trattato? Ma ce lo siamo detti anche prima, mentre cenavamo con il presidente di Legambiente. Noi siamo una campagna molto particolare, perché noi non siamo una campagna di scontro, non siamo una campagna che dice no e basta, noi siamo una campagna molto tecnica, e che noi non abbiamo l'intenzione di dire che il commercio internazionale non deve andare avanti. Quello di cui parliamo noi è che diciamo che le regole del commercio devono guardare alle persone e non semplicemente ai profitti. Quindi il problema che noi abbiamo nei confronti di questo trattato non è che noi siamo dei talebani dello status quo, oppure siamo delle persone che vogliamo che le cose rimangano così com'è, o l'autarchia o le misure protezionistiche. Non è assolutamente questo. È un altro livello di discorso: primo sulla trasparenza, secondo sulle regole. Il problema di questo trattato è che va a toccare non le barriere tariffarie, quindi l'argomento non sono i dazi sui prodotti, che sono comunque dei dazi, poi ovviamente l'onorevole lo saprà sicuramente meglio di me, perché è in Commissione Agricoltura, quindi sicuramente lo sa, però sono dei dazi anche molto ridotti tra Stati Uniti ed Europa, tranne che su alcuni prodotti, ma va a toccare quelle che sono definite le barriere non tariffarie, quindi tutta una differenza di normativa tra noi e gli Stati Uniti in tutti e 24 gli ambiti del trattato, perché il trattato tocca 24 argomenti suddivisi in 3 macro aree, e questa non è una suddivisione che abbiamo fatto noi, è una suddivisione che ha fatto la Commissione europea nel suo documento, che è questo che gira, che è il documento di informazione della Commissione europea, che è l'unico documento che la Commissione europea
europea un prodotto sul trattato, e in questo diciamo che è una nota informativa, diciamo così, all'incirca mi sembra sono una 35, no, una quarantina di pagine, in questo proprio vengono suddivisi i gli ambiti del trattato. In tutti e tre gli ambiti, in tutte e 24 le materie, c'è una differenza normativa tra noi e gli Stati Uniti abbastanza evidente, che parte da una differenza proprio culturale, da una differenza comunque di approccio al diritto e da una differenza di normative, tipo ad esempio la normativa sul principio di precauzione, la considerazione dell'IGP, il problema che noi abbiamo con l'Italian sounding per toccare gli argomenti dell'agroalimentare. C'è poi tutta la questione relativa alle convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, quindi alla ratifica che gli Stati Uniti non hanno ratificato tutte le nostre convenzioni. Gli altri punti che noi andiamo a criticare di questo trattato è sicuramente il meccanismo di protezione delle controversie, il meccanismo di risoluzione delle controversie Stato-investitore, ovvero questa possibilità, questi tribunali speciali che permettono appunto all'investitore straniero di citare in giudizio un governo per una normativa che questo Stato sovrano va a mettere in atto. Quindi gli argomenti ovviamente sono stata molto sintetica, poi diciamo, la discussione andrà avanti, però le cose che noi principalmente, quelle che noi definiamo le red line del trattato, ma non solo noi, anche la Commissione europea le definisce le red line del trattato, principalmente sono queste. Se il problema era un problema di dazi e dogane, cioè l'organismo, cioè il WTO che è stato necessariamente voluto ed è stato creato appositamente per risolvere questi problemi di dazi e di dogane tra i paesi che ne fanno parte, gli Stati Uniti e l'Europa ne fanno parte, tutto quello che preoccupa noi è tutto quello che non riguarda le barriere tariffarie. Quindi io mi fermerei. Giorgio, questo trattato è molto criticato, no? Ha molta opposizione. Un anno fa però il premier Renzi ha dichiarato, con Obama, ha dichiarato che da questo trattato l'Italia ha da guadagnare. Puoi spiegarci perché? Che cosa abbiamo da guadagnare dal TTP? Allora, intanto grazie dell'invito. Ho lanciato un sasso all'epoca del congresso regionale di Legambiente dicendo che era necessario e importante discutere del TTIP e sono molto contento di questo appuntamento. Purtroppo le modalità non sono quelle dal vivo, mi scuso in particolare con Elena, che stimo e che apprezzo anche perché evidentemente molte delle cose che lei pensa sono, oltre che da me, condivise anche in parte, diciamo, conosciute. Annuncio subito per i presenti che ovviamente c'è uno spread, per dirla con i termini economici, che mi prendo il rischio di correre proprio perché ho detto e ho lanciato il sasso a suo tempo. E scusami Elisa per questa premessa, ma mi sembra doverosa. Il primo spread è che io non sono un tecnico e non ho studiato in modo particolare il TTIP. Mi occupo ovviamente anche di agricoltura, ma come gli amici cordonesi sanno mi occupo anche di difesa e il ruolo di deputato del territorio mi impone ovviamente un gioco a tutto campo come unico rappresentante del territorio cordonese, in particolare la Camera. Il secondo aspetto che vorrei subito chiarire è che la posizione, nel mio caso, che rischia di essere mal interpretata, non è Elena è contro e io a favore, non è così, in realtà. Dobbiamo subito chiarire che noi siamo qui per discutere e io ho accettato l'invito proprio in questa direzione, a venire a portare anche la mia percezione che è il venire rispetto ad un trattato che francamente presenta oggettivamente numerosissime ombre. Dunque, sgombrato il campo, io dico tre cose. La prima, i trattati commerciali hanno avuto nella storia moderna un ruolo molto importante, davvero molto importante. Hanno avuto, per esempio, dopo la Seconda Guerra Mondiale, il ruolo strutturale di assicurare non soltanto i vantaggi economici, ma la cessazione dentro gli ambiti strutturali, politici, di quelle conflittualità che finivano anche spesso in guerre a livello globale, con i due conflitti mondiali secolo scorso. Non dimentichiamoci che questa strada alla, come dire, pacificazione del pianeta con l'aumento dello scambio delle merci è un
descrivere i risultati politici in senso non soltanto dell'ingiustizia che può derivarne dai trattati commerciali piuttosto che meno. Dobbiamo inquadrarli dentro una cornice generale. In pratica la teoria economica ha dichiarato che dall'aumento degli scambi economici ne sarebbe derivato una maggiore capacità dei popoli di dialogare a 360 gradi. Lo dico ovviamente con una sintesi che poi mi perdonerete, visto che la domanda di Elisa è precisa sulla posizione del governo. Secondo aspetto, dentro la grande stagione del WTO e dunque dei trattati commerciali su scala globale, questo accordo TTIP, come giustamente Elena ha detto, si sentono visioni tra loro differenti, ha come dire, un senso di responsabilità o vuole assumere tra le due partner un senso di responsabilità ulteriore nella stagione dei trattati, segnando un salto di qualità strutturale nella logica degli scambi economici. Importante, e questo sempre lo sottolineo, considerare che dentro questa stagione gli scambi commerciali vanno classificati anche dentro quel nuovo fenomeno che da 25-30 anni tutti noi conosciamo sotto il nome di globalizzazione. Stabilire gli scambi commerciali tra sistemi chiari e come dire, lineari di rapporti nel mondo che conoscevamo fino agli anni 80 e agli anni 90 è una cosa diversa che delinearlo nel terzo millennio, laddove la mobilità delle merci, la permeabilità, diciamo, la capacità, diciamo, di aggredire anche i mercati da parte delle multinazionali è strutturalmente modificata. E dunque è importante capire dove andiamo a collocare questo trattato, che come giustamente si diceva non riguarda soltanto il ribasso su alcuni dati, che peraltro non sono un elemento vincolante, ma sono in generale gli ostacoli non tariffari, le norme che in generale noi andiamo a toccare, che vogliono stabilire attraverso il TTIP un nuovo profilo strutturale, come dire, un nuovo corso degli accordi commerciali. Su questo è giusto sottolineare il fatto che tra Europa e Stati Uniti misuriamo anche una distanza che è di cultura giurisprudenziale. Tutti sanno che nei paesi europei è in vigore il principio, diciamo, normativo di precauzione. Viceversa, nel mondo degli Stati Uniti esiste, come dire, c'è il nome della prova, va messo al contrario, no? Cioè una volta che il prodotto entra nel mercato, solamente se provoca dei danni, sostanzialmente a quel punto si è tenuti ad andare sotto processo, perché qualcuno dei cittadini prende l'iniziativa di citare in giudizio i produttori stessi. Dunque, sinteticamente, sono due civiltà giuridiche che si stanno mettendo in gioco per cercare dei punti mediani di contaminazione anche positiva, io direi, cioè, per dirla un po' alla Papa Francesco, dobbiamo immaginare che la civiltà giuridica che noi riteniamo superiore possa permeare e contaminare come modello, invece che mantenersi dentro il circuito chiuso a vantaggio di noi cittadini europei, possiamo anche attraverso questa rete di scambi permeare altri mondi produttivi di regole che non tutelano nella stessa misura, nello stesso modo gli altri cittadini degli altri paesi, in primis evidentemente. Ma arrivo alla questione che Elisa ha posto, sperando di non essere stato troppo lungo. Le interpretazioni sui vantaggi economici del TTIP sono veramente molto distanti tra loro, cioè ci sono delle notazioni che indicano elementi di positività a livello commerciale, altre che giudicano invece la pericolosità e dunque lo svantaggio che ne potrebbe derivare. Dunque il punto di vista è particolarmente vincolato o vincola l'opinione nel merito. Faccio degli esempi di categorie produttive. La piccola media impresa che non ha capacità di proiettarsi nel commercio internazionale come le multinazionali, ovviamente è una parte consistente del tessuto produttivo nazionale, come parliamo di Italia, considera i TTIP come un rischio oggettivo per la propria posizione storica.
storica di vantaggio secondo le norme e il profilo produttivo europeo, perché rischia di non essere adeguatamente competitiva. Però in ogni caso io vorrei che per una volta esercitassimo anche un sano orientamento a guardare il bicchiere mezzo pieno. Per esempio, nella stagione della globalizzazione, se noi pensiamo alla fine che hanno fatto le produzioni tessili, che erano qui vicino a noi nel Trevigiano e che avevano spazi di grande qualità e quantità produttiva, sono stati completamente sottratti da una competizione globale che vede oggi uno spread sul costo dell'ora lavoro nettamente a svantaggio dei sistemi produttivi nazionali e europei, per non dire americani. In altri termini, noi, se vogliamo mantenere la capacità di mantenere i costi di lavoro nei settori produttivi, l'abbiamo, questo è un mantra che sentiamo dire non soltanto da Renzi, ma anche dall'Unione Europea, la strategia di Lisbona in generale, noi l'abbiamo perché produciamo dei beni con valore aggiunto, che per loro struttura hanno bisogno di mercati che hanno, come dire, alla base una sorta di PIL pro capite necessariamente più alto di quanto noi abbiamo nei nostri partner, per esempio al di là del Mediterraneo. Cerco di spiegarmi in maniera molto concreta. Ma quante cucine pensiamo di vendere, noi che siamo qui nella zona del mobile, in Ghana, ai nostri concittadini ghanesi che vivono qui? Cioè, e quanto vino pensiamo di vendere in Senegal, al di là, diciamo, delle ipotesi religiose? Cioè, noi vendiamo prodotti che hanno bisogno di un mercato che ha come base di riferimento un PIL pro capite tale da poter disputare l'acquisto dei prodotti stessi. Ecco perché l'accordo, un accordo, non questo accordo, un accordo di carattere commerciale sulle filiere che abbiamo detto qui, tra una realtà che ha un PIL pro capite così elevato come il Nord America e evidentemente l'Unione Europea, ha in sé e per sé, lo contiene in sé per sé, risposte complessive che vanno in segno positivo. Questo penso sia il punto di vista che esprime il governo italiano, non senz'altro la smobilitazione dei vincoli che portano, in particolare per l'agroalimentare, ne parleremo dopo, il PIL italiano ad essere, come dire, o meglio, il prodotto italiano ad essere tutelato. Ecco, spero di essere riuscito a mettere in evidenza quello che è la mia percezione del perché la politica nazionale oggi, e vedo, come dire, molte sfumature all'interno anche del mio partito, io stesso sono una sfumatura della presenza, no? e non condivido certo e non soffro della sicurite di cui soffre, a mio parere, il ministro Calenda. Non sono così sicuro, ecco, che i tempi sia giusto. Scusate, mi sono fatta lunga, ma ritenevo al netto del preambolo che fosse anche necessario spiegare perché la politica vede nella logica dello scambio un elemento di vantaggio, anche a partire dalla difesa dei lavoratori, in particolare dei lavoratori nostri, come produciamo se abbiamo un mercato. Il nostro mercato per ora non è in altre parti del pianeta, lo sarà, tranne che per poche ricchissimi alcune parti del mondo, lo sarà forse tra 20-30 anni, quando, ripeto, lo spread del costo ora lavoro sarà un po' più vicino e speriamo anche più ricco di quei diritti, di cui i lavoratori in Occidente, in un mondo occidentalizzato, godono. Perché c'è stato bisogno di Greenpeace? Faccio entrambi la stessa domanda. Perché si parlasse, perché si sollevasse un polverone su questo trattato? Inizio io? Sì. Sì, allora, voglio solo dire una piccola cosa prima che continuiamo. Io apprezzo il discorso sul ruolo dei trattati commerciali perché comunque
quando è nata, anche quando è nata l'Europa e altro, comunque il ruolo di arginare le guerre, di pacificazione del pianeta che è stato attribuito al commercio internazionale, se c'è, insomma, se si ha una certa visione del commercio internazionale è anche possibile, però il problema è che qui noi siamo di fronte a un bilaterale che di fatto esclude tutta un'altra fetta del mercato e tutta un'altra fetta di pianeti, quindi non è che siamo di fronte a uno strumento classico dell'economia globalizzata come può essere appunto il WTO. Siamo di fronte a un sistema bilaterale tra due paesi che insieme rappresentano il 46% del PIL mondiale, quindi in realtà per la mia personale visione questo più che risolvere dei problemi da un punto di vista di pacificazione, magari forse qualche problema con altri mercati che di questo 46% del PIL e di questo trattato non fanno parte, come ad esempio i mercati rappresentati dai BRICS o come altri paesi con cui gli Stati Uniti ad esempio hanno negoziato un trattato molto simile, ovvero il TPP. Cioè, questa è proprio una forzatura, perché questo è un bilaterale reintrodotto in un contesto in cui siamo nel multilaterale, quindi è come se noi prendiamo uno strumento che nell'era del WTO è stato dichiarato obsoleto e l'abbiamo buttato fuori dalla porta e poi adesso, poiché ci sono queste difficoltà nel mercato internazionale, noi prendiamo uno strumento obsoleto e li ritiriamo dentro dai piedi, dalla finestra. Quindi io questo ruolo così elevato a un trattato come il TTIP, sinceramente non me ne sento di darglielo. Poi sul concetto del ruolo dei trattati commerciali, sul multilaterale, se per sé poi ognuno ha la sua visione, io ho un'altra visione dell'economia altermondista, per cui ovviamente non mi sento di affermare la stessa cosa, però questo proprio il bilaterale in sé non gli vedo questo ruolo di contaminazione positiva. Sulla questione della trasparenza vanno fatti vari step, sarò molto sintetica. Inizia, come vi ho detto, in cui siamo fino a ottobre del 2014 in cui il mandato è completamente segreto. Dalla desecretazione, quindi dalla declassificazione, così è il termine tecnico, in poi del mandato ci sono stati dei livelli d'accesso. Gli accessi, si parla semplicemente di accesso per i parlamentari europei. Ovviamente, ve lo dico subito prima che subentra la domanda, è il Trattato di Lisbona che dice ciò, quindi è l'articolo 3 del Trattato di Lisbona che dà alla Commissione europea l'esclusiva competenza. Quindi, perché quando spesso mi viene chiesto perché noi come Parlamento non possiamo intervenire, siamo nell'ambito della competenza stabilita dall'articolo 3 del Trattato di Lisbona, quindi la competenza è della Commissione. I parlamentari europei, all'interno delle 13 commissioni del Parlamento europeo che si sono dichiarati competenti, hanno avuto accesso agli atti. L'accesso era, diciamo, di tre livelli diversi, quindi c'erano la possibilità di accedere ai documenti fatti dalla Commissione, era per tutti quanti i parlamentari, poi la proposta negoziale europea potevano accedere i parlamentari delle 13 commissioni, mentre alla proposta negoziale europea e alla proposta negoziale statunitense priva di allegati tecnici europei e statunitensi accedevano 28 parlamentari più 13, quindi 41 parlamentari europei. Accedevano come, accedono ancora adesso come, in delle sale di lettura che si chiamano reading room. In queste sale di lettura il parlamentare accede senza macchina fotografica, senza cellulare. Può prendere appunti su una speciale carta copiativa. La copia degli appunti che il parlamentare prende resta al Parlamento europeo, perché assolutamente non possono uscire brani del trattato. Questo perché la nostra controparte, quindi coloro con i quali l'Unione Europea negozia per noi, non vuole assolutamente, quindi gli Stati Uniti, non vogliono che la proposta negoziale statunitense venga conosciuta. E questo ci è stato detto da De Carli, che è un rappresentante del DG Trade, quindi non è un facinoroso della campagna Stop TTIP che si va a incatenare fuori al Consiglio europeo, è un membro del DG Trade che abbiamo incontrato alla delegazione italiana, alla rappresentanza italiana della Commissione europea neanche un mese fa, e lui ci ha detto, dopo varie pressioni, poi abbiamo chiesto perché non si può conoscere la proposta, lui alla fine candidamente ha detto perché gli Stati Uniti ci hanno chiesto che la loro proposta negoziale rimanga comunque segreta. Quindi la proposta negoziale degli Stati Uniti noi non la conosciamo. L'abbiamo conosciuta in parte con i documenti di Wikileaks, di Greenpeace, scusate, che sono stati appunto, sono documenti trafugati. Ora,
Tralasciamo il fatto che Greenpeace come ONG è intervenuta e ha trovato questi documenti, perché i documenti di Greenpeace non sono documenti che ci sono stati concessi, quindi la Commissione europea non è che può dire il trattato è trasparente, no, il trattato non è trasparente perché i documenti li ha desecretati, li ha resi pubblici, eccetera, Greenpeace. Poi adesso sono state aperte dal 25 novembre. Ci sono sale di lettura per i parlamentari nazionali, quindi in tutti i parlamenti d'Europa è possibile accedere per i parlamentari nazionali alla sala di lettura. E dal 30 maggio, il 16 maggio è stato dato l'annuncio, io me lo ricordo bene perché era il giorno del mio 40° compleanno, quindi il 16 maggio finalmente anche in Italia è stata aperta la sala di lettura che è stata effettivamente aperta poi il 30 maggio. Quindi dal 30 maggio anche i parlamentari italiani, quindi penso che anche l'onorevole Zanin o è entrato o magari farà richiesta, magari per entrare, possono entrare per accedere appunto ai documenti. E il primo parlamentare italiano a entrare è stato Giulio Marcon, che entrerà nuovamente domani mattina, insieme ci sarà una delegazione del comitato Stop TTIP Romano, insomma, che sarà lì a fargli compagnia sotto, perché ovviamente non è possibile accedere per i cittadini. Si accede con le stesse identiche modalità, quindi senza cellulare, senza macchina fotografica, gli appunti si possono prendere su questa carta copiativa, si viene accompagnati da un carabiniere all'interno della sala di lettura. Ci sono 900 pagine, diciamo, di un faldone di 900 pagine suddiviso poi in quattro faldoni e tutto in inglese. Cioè, si può consultare un dizionario, ovviamente non ci sono gli allegati tecnici, ovviamente non c'è la parte negoziale statunitense, però comunque nella trasparenza che non c'era assolutamente nel trattato, siamo comunque un passo avanti. Tant'è vero che quando Marcon poi è entrato nella sala di lettura e aveva, insomma, neanche una persona preparata, quindi sapeva quello che doveva cercare, perché se non si è tra l'altro preparati anche a cedere a 900 pagine in un'ora, vuol dire 4 secondi a pagina, che ovviamente non è che uno può consultarli tutti in una volta. Magari consulti un po' una volta, poi gli orari sono dalle 10 a mezzogiorno, dalle 15 alle 17, dal lunedì al giovedì e si entra uno alla volta, quindi non è che c'è insomma tutta questa possibilità. Però comunque lui ha notato, anche lui ha fatto poi subito un'intervista, mi sembra sull'Espresso forse, in cui appunto ribadito che le stesse perplessità che avevamo sollevato noi come campagna erano comunque, insomma, le aveva, le riceveva anche lui. E non solo lui, quindi anche i parlamentari del Movimento 5 Stelle e anche i parlamentari della Lega Nord hanno trovato, insomma, delle criticità in questo testo che hanno consultato. Queste criticità poi dopo le hanno esposte al ministro Calenda, quando il ministro Calenda è stato in audizione alla Camera. Insomma, è stata un'audizione abbastanza particolare, folcloristica. Parecchi dei nostri comitati hanno scritto e poi hanno avuto anche lettere di risposta dai parlamentari che sono intervenuti, però sicuramente, diciamo, dei passi in avanti sulla trasparenza sono stati fatti anche a livello istituzionale. Questo, noi il 5 luglio avremo un seminario parlamentare nell'aula Aldo Moro, organizzato proprio dalla campagna Stop TTIP, con la partecipazione anche ad esempio di Edoardo Zanchini per Lega Ambiente. Ci sarà il movimento consumatori, Coldiretti, Greenpeace stesso, quindi è il primo seminario parlamentare che viene fatto in Italia. Ci sarà anche il ministro Calenda, e anche se il ministro Calenda ha delle posizioni particolari, quindi insomma in quello che ha detto Giorgio, insomma, mi riconosco che lui è molto possibilista, molto, molto positivo su questo trattato, cioè è arrivato addirittura a dire che il ruolo dei parlamenti è secondario, ad esempio sul CETA. Lui ha fatto una lettera che poi ha inviato alla commissaria Malmstrom dicendo che questi trattati non hanno poi necessariamente bisogno, secondo lui, di passare per i parlamenti nazionali. Insomma, lui è un grandissimo sostenitore, però in realtà poi una possibilità di confronto la offre, e da quando lui è tornato, quindi in quel periodo che c'è stato scoperto, in cui Calenda è stato mandato a Bruxelles, non so, a fare una gita di diplomatica, perché improvvisamente aveva avuto questo incarico diplomatico che poi è rientrato, e poi la ministra Guidi per le vicende che conosciamo. Prima del referendum sulle trivelle, insomma, ne sappiamo bene, le vicende, era stata anche lei,
insomma, dimissionaria, per cui c'è stato questo periodo in cui la campagna e le ONG italiane non avevano qualcuno con cui confrontarsi, è stato molto difficile. A noi il fatto che anche su posizioni completamente diverse, però il ministro Calenda permetta una sorta di confronto e soprattutto ascolti le ONG, perché noi abbiamo fatto una lettera in cui abbiamo chiesto al ministro di far sì che anche gli altri bilaterali che l'Unione Europea sta negoziando in questo momento, ad esempio con il Messico, con la Tunisia e con i paesi del Mercosur, venga declassificato il mandato anche di questi, e il ministro Calenda si è fatto portatore della nostra istanza e ha scritto alla presidenza di turno e alla commissaria Malmstrom chiedendo appunto la trasparenza su questi trattati. Quindi anche se siamo su posizioni completamente distanti, però poiché, come dicevo anche prima, la nostra è una campagna molto tecnica e che noi crediamo che è importante parlare con i cittadini, informare, confrontarsi, però noi non vogliamo assolutamente togliere il ruolo istituzionale, quindi per noi il percorso di questo trattato deve passare per i parlamenti, deve passare per il governo, deve passare per chi ha la competenza, deve passare attraverso la politica, non solo attraverso la tecnica. Quindi noi siamo felicissimi di questo tipo di confronto istituzionale e di questa trasparenza, insomma, anche se non così palese, perché io voglio ricordare a chi lo sa e voglio dirlo a chi non lo sa che i trattati del WTO stanno tutti quanti sul sito del WTO, cioè sul WTO, che magari tanti di noi che stanno in questa sala possono aver criticato io per prima, in realtà poi il WTO c'è una trasparenza che questi bilaterali non hanno assolutamente, tipo quello con il Canada, uguale che l'Unione Europea ha firmato appunto il CETA, che adesso è in corso di ratifica per il quale abbiamo chiesto appunto al ministro Calenda di intervenire, questi trattati non ce l'hanno assolutamente. Quindi un percorso nei confronti della trasparenza è stato fatto. Ricorriamo sulle precisazioni rispetto a quello che volevo dire prima, Elena. Non volevo dire che questo trattato è, diciamo, un trattato come è definito come escludente in quanto bilaterale. Io cercavo di spiegare il fatto che si tratta di un trattato di nuova generazione che nelle intenzioni dei proponenti, che sono, come tu hai ricordato, la parte grosso in termini sostanziali, diciamo, del PIL globale, c'è l'idea di costruire una scuola di indirizzo dei trattati di seconda generazione, punto. Dopo che questo sia di segno positivo o negativo, lo stiamo discutendo in questo momento anche tra di noi, però ecco, questo era il mio intendimento prima. È chiaro che c'è un profilo ad escludendum, ma del resto cioè, la democrazia l'hanno fatta ad Atene, non a Sparta, che poi dopo noi l'abbiamo ereditata da qualche parte. Cioè per essere concreti. Ecco, andiamo adesso nel merito che io definisco in maniera molto chiara come il furto di democrazia, perché di questo si tratta. Cioè la mancanza di trasparenza che Elena ha descritto, soffermandosi anche a descrivere poi questa vicenda della consultazione che è, diciamo, oggettivamente un aspetto, diciamo, anche un po' pittoresco, no? Questo fatto che i deputati potrebbero andare, non so, sarebbero avvantaggiati quelli che hanno una forte capacità di memorizzazione visiva per poter poi, no, insomma, non lo so, No, non lo so quale sia il possibile. vantaggio di fronte all'opinione pubblica che i negoziatori ricavano da queste modalità. Io penso che il vantaggio non ci sia proprio, anzi, al contrario, c'è un effetto di rafforzamento della percezione. Io della percezione dell'oscuro, e l'oscuro alimenta i sospetti anche laddove probabilmente non ci sarebbe necessità che vi fossero sospetti, e lo dico per ipotesi, perché io non sono andato nella sala di consultazione, purtroppo sono tra quelli sfortunati, ma ahimè, mi considero anche tra i fortunati, scusate la divagazione, ho studiato francese, non inglese, dunque. Io il testo di inglese non riuscirei a leggerlo, mi hanno dato il proposito di, ma poc'anzi ho scritto a Giulio Macron, che adesso ho saputo in diretta questa notizia, perché lui è uno di quelli che si approfitta, perché ogni tanto, domani abbiamo un voto di fiducia, poi domani mattina c'è la discussione e ci sono votazioni, dunque lui si approfitta della fiducia di questo governo che lui non mette, che lui non dà, per poi andare a fare lo spione del PD. Comunque, a parte questa battuta, ecco, quello che io penso sia che effettivamente
non ancora esaurienti, ma io ritengo che questi frutti siano un segno di incoraggiamento a tutti noi per una maggiore partecipazione. E poi, infine, riprendo quell'argomentazione che prima in sintesi cercavo di spiegare, cioè ci sono due civiltà, due culture del diritto che si stanno cercando di incrociare, che non sono di per sé facilmente assimilabili. Elena ha detto correttamente, cioè in realtà chi vuole la segregazione totale è la politica americana, che è una politica non antidemocratica, ma che è costruita con presupposti oggettivamente di democrazia diversa da come la interpretiamo noi. È una democrazia molto più costruita spavaldamente sul lobbismo, di quanto noi pensiamo, percepiamo che sia corretto, no? Laddove la competizione degli interessi rende o restituisce in termini generali, secondo quel modello, il miglior servizio ai cittadini. Pertanto la competizione anche tra le lobby, nel chi ottiene e nel chi riesce a spingere più in là l'asticella, produce in quel modello di competizione l'idea che là si svolge o si sviluppa il maggior risultato a vantaggio dei cittadini. Noi invece abbiamo un'idea dove il diritto è milanianamente la tutela dei deboli, no? E allora siamo più propensi a immaginare, io per primo, evidentemente, questa è la situazione, che noi dobbiamo agire con un diritto che ci mette al sicuro rispetto a quelle che sono le linee di forza dell'economia globale, come dire, che porta in avanti evidentemente degli accordi che rischiano di avvantaggiare esclusivamente il capitale spesso. Ecco, io penso che questa vicenda sia una vicenda un po' fuori dal tempo, questo della segregazione, e lo dichiaro proprio un furto di democrazia. Io penso che su questo ci sia del vantaggio oggettivo nel mantenere una forte pressione popolare, non ricattatoria. È molto importante che la campagna si chiami Stop, no, no. Ecco, io penso che questo sia decisivo nell'interpretazione. Non è così chiaro per molti cittadini, cioè l'equivalenza tra stop e no, siccome siamo abituati a no TAV, no di qua, no di là, no di su, di giù. Cioè l'idea che si dica stop a questa negoziazione, in questo modo, con questi argomenti, su questa cosa, è diverso da dire no al negoziato. E io penso che sia molto importante, anche perché la classe politica che può agire, il mandato di negoziazione che arriverà in ultima istanza poi al porto dei parlamenti nazionali quando dovranno arrivare al voto di ratifica. In realtà il mandato di negoziazione è in capo evidentemente a livello europeo, e io penso che comunque la pressione internazionale sia una buona prova. Lo ricordo perché anche noi siamo messi in gioco con una prova di crescita, di sviluppo, dove noi cittadini globali, dove non c'è una distinzione tra chi oggi veste i panni del deputato parlamentare e chi invece rappresenta gli interessi, diciamo, della società civile in testa ad un'aggregazione locale. Io sono iscritto, probabilmente come sarai tu, Elena, e come magari è anche Elisa, alla piattaforma AVAZ, no? E penso che il lavoro che fa AVAZ sia un lavoro innovativo molto importante, che tutti noi cittadini e terzo cliente dobbiamo abituarci nelle globalizzazioni ad assumere come riferimento. Questo lo dico per trasparenza. Grazie. Allora, volevo chiedere a entrambi adesso di andare un po' nel dettaglio di quello che è il trattato, soprattutto nell'ambito che interessa molto ai cittadini italiani, che è l'agroalimentare. Scusi Elena, ma se faccio una cosa così autoctona, abbiamo sudato la battaglia sugli OGM. Gli OGM, da quello che ci è stato riferito, sono esclusi dalla trattativa, non sono tutelati. Ovviamente vedo che Elena già scuote la testa. Ovviamente già oggi si compra la soia per alimentare gli animali da noi.
direttiva UE adesso ormai sottoposta al perimetro, diciamo, della decisione nazionale, e questo è, diciamo, un elemento molto importante che questo Parlamento e anche io stesso con le iniziative che ho cercato di promuovere dentro la Commissione Agricoltura mi permetto di suggerire, è un elemento anche che abbiamo ottenuto attraverso una buona politica. Il Parlamento nazionale si è espresso all'unanimità contro l'OGM, il ministro Martina durante il semestre di gestione di corruzione italiana a livello UE si è battuto e abbiamo avuto il risultato che oggi la decisione è in campo anche di più rispetto a come era in passato ai livelli nazionali in ultima istanza. Questa cosa non viene toccata. Secondo, una parte dei prodotti, questo è un tema veramente molto significativo, una parte importante dei prodotti a marchio nazionale per noi italiani saranno tutelati esplicitamente. E su questo c'è anche un elemento importante: rispetto ai trattati passati che individuavano le materie specifiche, il TNP ha l'idea o dà l'idea di essere un trattato a spettro onnicomprensivo e si capovolge la prospettiva. I soggetti o gli elementi che devono essere o che sono posti fuori dal TTIP vengono elencati e precisati esplicitamente all'interno del trattato, per cui esistono. Il prosciutto di San Daniele viene tutelato, per dire, insomma, cioè, ci sono alcune filiere dell'agroalimentare specificamente tutelate. Però io concludo, la terza etichetta che metto sull'agroalimentare è la sfida che tutti noi dobbiamo tenere presente nell'agroalimentare, cioè l'idea che il TTIP dell'agroalimentare porti con sé dei rischi per i consumatori. È un tema su cui dovremmo veramente fare un ragionamento di metodo. Allora, è vero, il consumatore fragile, debole economicamente, rischia di andare domani diciamo, al discount e comprare il prodotto, la carne trattata con gli antibiotici, per essere molto, che viene dagli Stati Uniti. Io penso che questo rischio, innanzitutto lo corriamo sempre quando ci muoviamo fuori dal perimetro europeo, ed è un elemento, diciamo, che dovrebbe farci riflettere su quelli che sono i confini ormai in epoca di globalizzazione. Ma la vera sfida, come sta dimostrando la lotta che facciamo, che abbiamo fatto e continuiamo a fare sul biologico, che è l'unica cifra, doppia cifra come sviluppo, è quella della consapevolezza dei consumatori. Noi dobbiamo lavorare, e in Europa stiamo facendo, direi, in misura veramente significativa, con una maggior dose di informazioni nei confronti dei consumatori che siano in grado loro di selezionare che l'obiettivo nell'epoca della globalizzazione deve essere quello di potenziare le consapevolezze dei consumatori. Io credo che questa sia la chiave dentro cui stiamo lavorando, soggetti produttori, in particolare il mondo agricolo, insistono molto e c'è una linea di lavoro sulla qualità, e io credo che questa sia anche una filiera economicamente. Io appartengo a un principio di scuola legato al pensiero gandhiano di villaggio e autonomia, e dunque non credo che noi abbiamo idea di fronte a questo di poterci ancora aggrappare a questo modello. Ma possiamo certamente valorizzare tutte quelle istanze che in questi anni sono venute di nuovo in evidenza come tutela della qualità, dalla filiera corta agli elementi di patrulla di conoscenza diretta. Io sono relatore adesso del provvedimento sull'agricoltura contadina e lì saremo presto chiamati ad avere un confronto molto serio, perché imporre la rete dei controlli di fare agricoltore contadino a livello familiare vuol dire alzare i costi dei loro prodotti, mentre invece l'obiettivo di una filiera corta deve essere quello di avere un rapporto diretto con chi produce, che ha la possibilità evidentemente di commerciare con un basso impatto distante burocratico, ovviamente non senza controlli, che questo è il tema. Allora, da che parte andiamo? E il TTIP ha su questo può esercitare? Ma insomma, io prenderei sempre la parte positiva, non quella negativa anzitutto. Freno, anche perché, ripeto, il freno è sempre
Ma innanzitutto io non condivido assolutamente la posizione sulla questione dell'attribuire, del rivolgere la responsabilità sul consumatore. Credo che la politica si debba riappropriare del ruolo e della funzione che la gente andando a votare gli ha dato, quindi non penso assolutamente che dire il consumatore consapevole. Uno, il consumatore deve essere in grado di capire cosa sta mangiando, cosa sta acquistando, ma soprattutto deve avere la possibilità di avere un reddito. Quindi io non sono assolutamente, mi dispiace se non sono positiva, però io in questa situazione economica attuale, anche in questa situazione culturale di questo paese, verso il quale non sono, vi ripeto, assolutamente positiva, non credo che la strada possa essere quella. Credo che la strada invece debba essere intrapresa da chi fa questo proprio di mestiere, perché il cittadino l'ha delegato nel momento in cui l'ha votato e quindi lui lo rappresenta, e credo che questa posizione spetti a chi fa politica. Fare in modo che il cittadino abbia la consapevolezza di quello che acquista e abbia la possibilità anche di acquistare qualcosa che non gli fa male. Allora, noi abbiamo in sala, tra l'altro, una persona dalla quale io ho imparato alcune cose sulla soia, che dopo assolutamente lo faremo intervenire, però io ho imparato da questa persona, ad esempio, che l'alimentazione animale, mi corregga se sbaglio, professore, soprattutto degli animali da latte, nel 95% la soia con cui sono alimentati è di origine OGM. Giusto? Viene dagli Stati Uniti, dal Brasile, dall'Argentina e dal Canada. Quindi noi già abbiamo un trattato in piedi con il Canada e stiamo ratificando, appunto, stiamo contrattando questo con gli Stati Uniti, da cui appunto viene il 95% della soia OGM. Una soia OGM che resiste al glifosato Roundup. E non andiamo a fare tutta qua, non ci addentriamo neanche nella polemica sul glifosato che non viene considerato cancerogeno e sul limite e sulla deroga, e non andiamo a fare le pulci a tutte quante queste cose. Prendiamo la posizione governativa, allora facciamo in modo che il governo italiano e che chi è stato votato e sta là rappresenta i cittadini, la posizione governativa poi la difenda all'interno della negoziazione, perché noi oggi non sappiamo se nella negoziazione gli OGM sono esclusi, perché dai documenti di Greenpeace si parla di tecnologia di nuova generazione, quindi una terminologia all'interno del quale può esserci tutto, in cui può esserci l'OGM come può non esserci, in cui si parla ad esempio del rischio, della possibilità per la differenza di normative tra Stati Uniti e Europa che in Europa diventino legali 83 tipi nuovi di pesticidi. Non vado neanche ad addentrarmi in tutta la questione perché non è una mia stretta competenza, che riguarda gli ormoni e che riguarda gli antibiotici, però magari nelle domande e negli approfondimenti tra il pubblico, perché so che c'è del pubblico anche competente, questo aspetto lo potremmo affrontare. La questione della tutela dell'IGP è una questione, per me è risibile, perché noi abbiamo 285 IGP tutelate in Italia in questo momento. Di queste 200 IGP nella lista di tutela del TTIP, nella lista ipotetica, perché ovviamente siamo sempre nell'ambito dell'ipotesi, noi ne abbiamo tutelate 42. Nel Friuli Venezia Giulia in questo momento avrebbe tutelato due prodotti, che sono il formaggio Montasio, il prosciutto San Daniele e genericamente la grappa. Ora, il problema non sta tanto in queste 42 IGP che vengono tutelate, il problema sta nelle dichiarazioni che ha fatto Paolo De Castro, che ha definito queste 42 IGP il 90% dell'esportazione agroalimentare dell'Italia negli Stati Uniti. Ora, in questa lista ci sono dei prodotti come la lenticchia di Castelluccia, come il kiwi di Latina, come il pistacchio di Bronte, che io vorrei chiederle a Paolo Di Castro, se mai avrò la fortuna di incontrarlo, come fanno questi prodotti a rappresentare una cifra così alta dell'esportazione, perché non credo assolutamente che negli Stati Uniti abbiano tutto questo elevatissimo consumo di lenticchie di Castelluccia o di kiwi o di pistacchio di Bronte. Il problema è che questa lista di 42 IGP va a tutelare i grandi produttori, quindi va a tutelare il consorzio che produce il più grande formaggio italiano, va a tutelare il consorzio che produce il secondo più grande formaggio italiano, va a tutelare chi produce i prosciutti più famosi d'Italia. Il problema è che queste grandi produttori, quando Rita nel suo discorso faceva iniziale, parlava di multinazionali che sono italiane e sono europee come statunitensi, e non è che se sono europee sono più buone di quelle degli Stati Uniti, perché a me non incontro
un rappresentante dell'Alde, quando io gli ho descritto come lavora la Monsanto, mi ha detto: beh, però Elena non ti devi più preoccupare perché adesso la Bayer acquista la Monsanto. E io gli ho detto: beh, il problema si è risolto, perché se diventa europeo il glifosato, improvvisamente poi non sarà più cancerogeno, cioè il problema non lo risolve se la multinazionale è europea o statunitense. Il problema è che questi grandi produttori, e qui vengo anche al discorso che hai fatto te sulla piccola e media impresa, loro vengono avvantaggiati da questa lista perché il loro prodotto viene comunque tutelato. Il problema è il ritorno che noi abbiamo, e quando Paolo De Castro ha parlato di dati, tra l'altro sbagliandoli, ha detto che noi avremmo avuto un 120% di importazioni e un 60% di esportazioni, ha invertito i dati quando ha parlato, perché i dati sono esattamente al contrario, ha dovuto anche chiedere scusa. Però noi avremo un 60% a fronte di un 120%. Questo 120% vuol dire che il consumatore, che non è consapevole, perché poveraccio, non c'è possibilità di essere consapevole, si trova sullo scaffale del supermercato, il italiano, il finto parmesan fatto con l'1% di latte accanto al parmigiano vero, o accanto al montase, o accanto al formaggio latteria, o a qualsiasi altro formaggio di capra invecchiato di 2 anni e mezzo di cui parlavamo prima, che quel produttore per farlo già adesso ha dei costi e delle difficoltà, perché i nostri prodotti tutelati dal principio di precauzione costano il 25% in più. Perché quello che noi, cioè quello che noi ci guadagniamo in salute, ci guadagniamo in diritti, fa sì che però i nostri prodotti, e questo l'ha detto Calenda, costano il 25% in più. Quindi già adesso a quelle condizioni del mercato che noi abbiamo deciso noi per l'Europa, già abbiamo delle difficoltà, i piccoli produttori hanno delle difficoltà. Quando i piccoli produttori avranno questa enorme concorrenza di prodotti che arriveranno dagli Stati Uniti, fatti in massa, fatti con altri standard, fatti affibbiandoci sopra, attaccandoci un marchio, un'etichetta, perché per loro la nostra IGP è un marchio, il consumatore non consapevole andrà al supermercato, acquisterà il formaggio Sora Rosa, lo metterà sulla pasta, arriverà a fine settimana e ci avrà poi dopo le sue conseguenze, conseguenze magari a livello sanitario, perché magari il mangiare male, e lo sappiamo, poi provoca dei problemi, però magari se il Servizio Sanitario Nazionale, come rischiano di essere servizi pubblici, verrà privatizzato dal trattato, lo Stato non c'ha più neanche quello di problema, quindi va bene anche che il consumatore, non tanto consapevole del fatto per lui, possa tranquillamente andare. Quando fornisce i cibi
dobbiamo fare? Dobbiamo impedire questo commercio? Sì. Sono prodotti obsoleti che la consapevolezza del danno che provochiamo a livello di emissioni di CO2, di danni nella realizzazione, cioè sono pezzi di futuro che vanno conquistati attraverso la sfida della consapevolezza. Io vengo da una cultura di questo genere, dove la responsabilità individuale va privilegiata, e penso che questo sia anche un affare che riguarda il legislatore. Buonasera, mi chiamo Emilia Comando, sono coordinatrice un po' per caso del Comitato Stop Tempi di Udine, partecipo molto volentieri a questa iniziativa, però resto anche un po' inibita dalle parole dell'onorevole. Vado subito al dunque. La prima cosa, i trattati non sono degli strumenti del pacifismo. I trattati non sono questo tipo di trattati, di che generazione vogliamo definirli, però sono gli strumenti delle multinazionali. Le multinazionali stanno appoggiando, sono dietro i trattati commerciali e dietro la politica in questo momento americana, che è quella di dividere il mondo in sfere di influenza. Quindi noi diventiamo, il TTIP non è una NATO militare, ma è una vera e propria NATO economica, che ci impedisce tra l'altro di avere delle forme di trattati con i paesi non appartenenti alle due aree in questione. E ricordiamo che quindi gli Stati Uniti d'America stanno agendo su zone diverse del mondo per creare proprio questo dominio di tipo economico. E ricordiamo il trattato con i paesi del Pacifico, che andrà in ratifica completa in ottobre, il NAFTA che ha impoverito il Messico, il CETA, che quindi ci troviamo già come fratello gemello, già a conclusione del TTIP, e via di seguito. Quindi non possiamo parlare di uno strumento innovativo del trattato bilaterale. La globalizzazione porterà solo dei danni a questo punto. Poi un altro elemento forte, scusate, è quello che il principio di responsabilità. Noi abbiamo degli stati, i nostri stati democratici si fondano sulla rappresentanza. Cosa vuol dire istituto di rappresentanza? Vuol dire che chi viene eletto e chi fa parte di un'istituzione statale deve garantire la salute dei cittadini. Bene le iniziative sul cittadino responsabile, sul consumatore responsabile, ma sono gli stati. Questo ce l'hanno insegnato dalla Rivoluzione francese in poi. Non è, lo Stato si fonda sul diritto, si fonda sulla rappresentanza, sul riconoscimento dei diritti di cittadinanza, dei diritti economici, dei diritti sociali. Il TTIP nega tutto questo perché l'unico obiettivo è il profitto delle multinazionali. Di cosa si servirà il trattato? Innanzitutto, e qui non se ne è parlato, dei famosi tribunali arbitrali. Guardate che sono degli stratagemmi, delle istituzioni previste dal diritto pubblico, ma questi tribunali corretti due volte dalla Commissione, perché la prima versione era proprio inaccettabile, che cosa comportano? La possibilità per le multinazionali, che non vedono garantiti i loro profitti, di citare gli stati, ma non solo gli stati, anche le regioni e le amministrazioni locali. Quindi si servono, il trattato crea anche una sorta di strumenti per garantire questo dominio delle multinazionali. Gli stati non saranno più stati in quanto tali. Facciamo ma scusate un attimo, permettetemi, sì. Perché veramente ho sentito una relazione che stravolge di parecchio tutto quello che è consolidato nella storia del diritto. Quindi stiamo bene attenti anche in ambito pubblico a queste dichiarazioni. Scusate, cito alcuni elementi solo del foglietto. Io ho preparato una serie di domande all'onorevole Zanin, ma non avendo la mail non sono riuscita ad inoltrargliele. Allora, io vorrei sapere che cosa pensa dei tribunali e delle situazioni in giudizio.
Come parlamentare e anche come appartenente all'ambiente, vorrei capire come pensa, che cosa ne pensa già sulle facilitazioni che hanno avuto le società di trivellazione e dei rischi che il fracking e anche il petrolio estratto dagli scisti bituminosi, che importanza hanno e che pericolo costituiranno per l'economia europea. Poi è inutile parlare con i condizionali, come anche l'informativa di Calenda al Parlamento. Noi abbiamo bisogno di un elenco positivo delle cose che sono tutelate e degli standard che vengono aboliti. E poi un riferimento, chiudo, e non se ne è parlato, al fatto che ci sono 8 i protocolli dell'Organizzazione Mondiale del Lavoro. Noi europei li abbiamo firmati tutti, la Cina ne ha firmati 4, gli Stati Uniti 2. Non è riconosciuta la contrattazione collettiva, quindi se passano queste cooperazioni la normativa col sistema americano, ci sarà tutta una ricaduta, scusate, anche sul mondo del lavoro. Ecco, buongiorno, mi chiamo Nardo Dennis, lavoro appunto per un'amministrazione pubblica di un comune della Bassa Friulana, e inoltre sono dipendente dell'azienda sanitaria. Io volevo semplicemente approfondire questo argomento, perché su questo TTP si parla insomma che se va incontro potrebbero anche determinarsi dei danni per la sicurezza alimentare. Lavorando appunto nel campo della sicurezza pubblica, nel campo appunto degli alimenti, noi lavoriamo appunto con regolamenti europei, nella quale gli alimenti possono essere messi in commercio solamente se rispettano determinati requisiti, cioè presenza, che ne so io, di pesticidi, metalli pesanti. Questo TTP la vedo un po' dura che possa andare a sconvolgere regolamenti che hanno una ventina d'anni, per dirla tutta, se no praticamente andremo a fare dei passi indietro abbastanza sconvolgenti, perché dovremmo cambiare tutta una normativa che ha una decina d'anni. Se parliamo anche della normativa italiana, che penso che sia anche abbastanza, che ha fatto anche l'inserimento per quella europea, andremo a modificare qualcosa che è partito dal 1962. Questo io non ho ancora capito dove possa influenzare il TTP, in fin dei conti. Buonasera Michele Negro, sotto anche chi sta a Roma, a cui ho fatto partire prima l'applauso, perché c'è una grossa contraddizione, Giorgio, ma poi rivolgo anche a lei una domanda, tra l'affermazione che viene da una storia di questi ultimi 10-20 anni, della battaglia che in tanti campi si è fatta, anche a livello locale, per il principio della consapevolezza rispetto agli acquisti, evitando di finanziare le banche che comprano armi, finanziare coloro i quali distruggono l'ambiente, e che si basa fondamentalmente su un aumento della conoscenza per dare la capacità ad ognuno di noi di poter scegliere appunto e scegliere quello che c'è dietro ad ogni singola merce, e la segretezza assoluta con cui si fa un trattato di questo tipo nel 2016, perché siamo nel 2016, Giorgio, non siamo all'epoca della pietra, abbiamo le tecnologie per cui possiamo conoscere tutto quello che facciamo. Perché quindi si vuole assolutamente addirittura tenere segreti ai parlamentari questa materia e si impedisce poi che, come dire, la consapevolezza di quello che tu stai comprando e stai mangiando o stai consumando viene meno? Questa è una contraddizione enorme che io ho rilevato anche dal dibattito di questa sera. La seconda cosa, che sono velocissimo, perché non ho capito proprio, pochissimi alimenti controllati e con un marchio vengono, come dire, portati fuori di questo trattato e quindi vengono tutelati, e perché tanti altri, che sono le caratteristiche anche del nostro territorio,
quelli vari meno forti, quelli più piccoli, vengono abbandonati. Perché il prosciutto di San Daniele e non quello di Saulus e la pittina di Claudio? Ciao Giorgio, sono Elena Marisa. Beh, intanto apprezzo tantissimo che sei venuto qua e rispetto a quello che dicevi, proprio per rendere la discussione costruttiva, perché io spero veramente che da questo confronto poi ti porti qualcosa a casa e insomma anche per rappresentarci o se non altro insomma ti interroghi. Rispetto alla consapevolezza del consumatore, è una cosa a cui io credo tantissimo, anche nella libertà individuale, in verità su altri aspetti, ma della consapevolezza alimentare che è proprio una cosa su cui anzi sto iniziando a lavorare. Io mi presento, lavoro per la Caritas di Pordenone, perché tantissime volte noi lavoriamo con le persone povere e ci sono due povertà. Una è una povertà culturale, cioè la Coca-Cola non si rendono conto magari come fa male, ma l'altra è proprio una povertà di reddito. Allora, certi prodotti non se li possono permettere e anche i sussidi che abbiamo possono coprire, cioè il reddito, noi in regione siamo più fortunati, ma arriva a coprire solo determinate spese. O chi viene in carica a spendere la borsa spesa, quella è l'alimentazione. Allora cosa succede adesso? Adesso succede che il biologico è una cosa che non tutti si possono permettere, oppure una scelta per chi se lo può permettere, ma non tutti se lo possono permettere. E il biologico è qualcosa di naturale. Noi chiamiamo biologico il pollo, mentre chiamiamo pollo il pollo industriale. Allora il pollo biologico è una cosa in più, il pollo industriale è il pollo, e tu al povero è riconosciuto a livello di normativa, quindi le persone si possono nutrire col pollo industriale perché viene riconosciuto. Così con il trattato possiamo arrivare al pollo al cloro e quella cosa lì verrà sdoganata, diciamo, cioè verrà riconosciuto come un prodotto nutritivo che la persona può mangiare. Tu lasci nel tuo discorso, da quello che ho capito, alla libertà individuale della persona se comprasse il pollo al cloro o al pollo biologico, ma la persona non ce l'ha, può avere anche la libertà individuale, può anche crescere la sua consapevolezza, non ha le risorse, perché anche tutti gli standard di lotta alla povertà eccetera considerano il consumo di alimenti quello del pollo industriale, quello del pollo al cloro, cioè non è che non so se sì, sì. No, nessun dato. Non so se tu mi hai capito, Giorgio, su quello che ti voglio dire. Tu dici non fa male, però insomma tra un pollo allevato a quello che chiamano pollo biologico, che voglio chiamare il pollo, un pollo al cloro non fa male, se poi non c'è neanche il principio di precauzione, giusto? Perché con questo trattato non potremmo neanche basarci su quello. Cioè, io li sento come proprio una responsabilità dello Stato tutelare la corretta alimentazione, che non ci sia nell'alimentazione la serie A, la serie B, la serie adesso C, perché c'è già la serie A e la serie B, però arriveremo alla serie C. Se riguarda il trattato di libero scambio delle merci, perché c'è la preoccupazione che vengano privatizzati i servizi? Allora, io volevo aggiungere a quello che ha appena detto la persona l'ultima, che noi parliamo di che tipo oggi, ma che tipo ricorderà il futuro. Una domanda per Elena: è vero che il TTIP interviene su tutto quanto è considerato il servizio a pagamento, cioè su qualsiasi cosa che è suscettibile di valutazione economica, e quali sono gli ambiti oltre l'agricoltura? Grazie. Le domande ovviamente sono ricche e in parte mi pare colgano degli aspetti, diciamo, che in una certa misura nella discussione che io e Elena abbiamo cercato di svolgere erano già, almeno a mio parere, sembrava di aver già capito. In particolare, non ho capito i nomi di tutti, ma quello di Michele, che anche ci hanno permesso di salutare, ecco, mi pareva di aver già descritto il tema del furto di democrazia rispetto alla segretazione. Dunque la mia posizione è molto chiara e ho detto anche che questo elemento della segretazione è un elemento che sta totalmente nel campo giuridico tradizionale della democrazia americana, non della democrazia europea, e che loro, come ha ricordato Elena prima, impongono queste modalità. E dunque, siccome l'accordo è bilaterale, quando una delle parti, se
chi ha dei pezzi di negoziazione sulle spalle, cioè in sede europea, e poi anche nei parlamenti nazionali, come in questo caso lo stesso incontro di stasera con me, l'incontro con me va in questa direzione in un certo senso, perché io ascolto, recepisco e poi evidentemente. Dunque, questo sono totalmente d'accordo, non c'è elemento di contraddizione tra quello che tu hai chiesto e quello che io avevo detto, Michele, e comunque su questo punto mi sento di dire. Poi, un altro aspetto, io non ho parlato di pacifismo dei trattati, ma ho detto di ruolo di pacificazione strutturale su scala planetaria che i trattati di carattere economico hanno stabilito. Forse c'è la differenza... potrebbe sembrare lieve, ma in realtà è l'idea che dietro ci sia l'idea di costruire delle politiche di pace è un elemento, l'altra parte invece è quella di stabilire, diciamo, un ordine che impedisce lo scoppiare della guerra attraverso l'aumento di scambi di carattere di natura commerciale. È un effetto registrato dagli storici che tutti noi possiamo constatare. E credo che la signora che mi ha posto la domanda, la coordinatrice della campagna di Udine, forse non so se aveva se io non ero riuscito a esprimermi bene attraverso questa forma, ma ho parlato degli effetti di pacificazione, non di pacifismo. Dunque distinguiamo bene le parole, ecco, e il fatto che su questo non siano gli interessi esclusivi da parte delle lobby, io aggiungo che è bene in democrazia assumere anche come punti di vista anche quelli diciamo diversi, no? Perché il mandato di negoziazione viene da un voto europeo, gli europei non ragionano come gli americani, non sono evidentemente tutti della stessa parte, siamo in un contesto dove ci sono molte differenze, eppure la domanda è: siamo del tutto contrari a qualunque tipo di accordo? Sarei io che vorrei fare questa domanda. Siete contrari in tutto e per tutto all'accordo? Signora, lei è contraria a qualunque tipo di accordo tra l'economia avanzata europea e l'economia nordamericana? Oppure è possibile un accordo? Se discutiamo che è possibile un accordo, ecco che ci avviciniamo alle posizioni a cercare di capire quali sono i punti che devono essere portati, diciamo, in sicurezza. Certamente quel tema che è stato toccato, uno dei più delicati, che Elisa ha precisato, non abbiamo avuto il tempo di approfondire, cioè il tema dell'arbitrato, è un tema tipico di regole democratiche anglosassoni, che non ci appartengono nella nostra scuola del diritto. Laddove l'iniziativa privata viene per certi aspetti prima dello Stato. E questo è un tema di natura anche giurisprudenziale, sapete, cioè non è che possiamo discutere, cioè possiamo dire quello che secondo noi è meglio, ma dobbiamo anche avere rispetto per altre civiltà giuridiche e capire esattamente se questa cosa può trovare dei punti di equilibrio. Su questo punto, nello specifico dell'arbitrato, sono in corso fin dall'inizio quasi delle discussioni su come si potrebbe articolare l'accordo di giustizia che dovrebbe stabilire le parti nell'arbitrato in maniera tale che ci sia come dire, il minor danno possibile. Ecco, questi sono elementi su cui bisognerebbe fare una riflessione non diciamo ad occhi chiusi ma ad occhi aperti, torna al tema della trasparenza, ma anche come dire, serenamente, cioè cercando di capire quali sono gli elementi maggiori. Infine, torno sul tema dell'alimentazione perché vedo che suscita, pure se il tema alimentare, guardate, è solo una parte minima del tema, perché il valore commerciale degli scambi dell'agroalimentare sono di gran lunga inferiori rispetto allo scambio dei beni non alimentari, che sono invece più soggetti per il livello nazionale ed europeo, in particolare per noi, dicevo prima, il tema della piccola e media impresa, che rischia di più l'invasione di prodotti che vengono da mondi produttivi che hanno capacità di produzione molto più su larga scala. Ecco, allora, sul tema dell'alimentazione, io non nego che ci sono dei rischi, affermo però la volontà di correre più rapidamente dall'altra parte, cioè questo tema dobbiamo pur sempre ammettere che non è che gli americani muoiono regolarmente avvelenati. Cioè non stiamo facendo un accordo perché ci vendano un prodotto
siamo con le nostre attuali condizioni formate nella condizione di avere una disciplina del consumo diversa. Lo esemplifico a livello geografico. Io sono cresciuto con mia mamma che mi dava tutte le mattine, soprattutto nel periodo in cui ero in crescita, un uovo crudo. Oggi che ho superato 200 di colesterolo, io sì e no mangio un uovo al mese, due uova al mese. Allora, che cosa fa sano o che cosa non è sano? Che cosa noi mangiamo, che cosa noi non mangiamo? Guardate che è un motivo di grande discussione, ovviamente a livello, come dire, biografico, ma quei polli là che qualcuno minaccia sarebbero a più basso costo perché il sistema produttivo, ti sfido, se qualcuno di voi è mai stato a vedere un allevamento di polli in batteria, se vuoi mangi i polli erano strani nostri senza gli antibiotici. Cioè il problema centrale è che forse la gente non ha idea di che cosa sia la produzione alimentare a livello industriale. Sono delle cose che noi che veniamo dal piccolo Friuli e che abbiamo un'idea ancora bucolica di certe cose, per fortuna dico io, non abbiamo questa idea. Lo dico perché veramente basta andare in uno di quegli allevamenti e vedere anche come fanno le cose e uno, cioè, mi saltano un po' i presupposti della sana e corretta alimentazione. Non dipende soltanto dunque dai modelli americani o dai modelli americani. C'è un'economia di carattere industriale dell'alimentare e noi, credo, ragionevolmente, stiamo dicendo in Italia, e lo stiamo spiegando per tutto il mondo in certi versi, e con Expo mi pare che su questo siamo andati anche in quella direzione, che il tema del cibo va trattato in un altro modo e che l'obiettivo deve essere quello delle consapevolezze. Io penso che questo sia un orientamento, un indirizzo su cui noi dobbiamo difenderci. Quanto all'osservazione, dell'ultima risposta che do, perché poi sennò ho troppo spazio, quanto alla questione, sì, soffrassiedo sulle trivelle che non sono parte della questione del DD, ovviamente, discutiamo un'altra sera. Quanto alla questione della quantità di prodotti inseriti e quelli non inseriti, boh, io al netto della discussione che appena, del ragionamento che ho appena cercato di fare, non ne vedo un problema, perché io francamente vado a mangiare la pittina della Val Tramontina anche se non è DOP, perché so dove vado a comprarla, che cosa compro, che cosa mangio. E mangio anche altri prodotti che sono prodotti dalla latteria di pace, anche se non è mutasio, perché ho un modello di consumo maturato nel tempo, costruito attraverso le consapevolezze. Io penso che su questo dobbiamo insistere. Il fatto che ci siano dei marchi tutelati fa parte del momento, della circostanza. In questo momento l'Expo porta queste tutele, ma io ricordo che l'elenco delle DOP che avevamo negli anni 70, quando ancora non c'era la norma probabilmente, no? è cresciuto nel tempo e anno per anno aumentiamo. E allora andremo a ritoccare anche questi trattati quando vedremo che ci sono dei prodotti che meritano la tutela rispetto al tema della contraffazione. Ecco perché il rischio è posto sui grandi marchi, non soltanto perché loro sono lobbisti, ma perché entrano veramente ad un livello di distribuzione talmente importante che rischiano di avere il mercato della contraffazione, cosiddetto Italian Sounding. E questo è un elemento che non tocca le piccole produzioni, tocca le grandi produzioni. Tocca il parmesano, il parmigiano reggiano, tocca evidentemente questo tipo di grandi prodotti. Allora, su questo punto io sarei meno difensivo e più propositivo. Su questo, perdonate, io sono convinto che noi c'è anche un problema di schema, no? Oggi l'Italia ha vinto 2-0 con la Spagna, non rinunciando ad attaccare, facendo una partita d'attacco. Noi abbiamo un modello vincente, ne siamo convinti, produciamo prodotti di qualità, se mettiamo che il mondo goda di questa nostra risorsa, questo è un punto di vista diverso e alternativo. Perché essere difensivi? Guardate, e ho concluso, che
posto. Il pubblico presente non sarà simpatico, però il tema della chiusura delle frontiere è che ci dobbiamo muovere nell'epoca della globalizzazione e pensare se la globalizzazione è svantaggio o vantaggio, se è un'opportunità. Io penso che noi abbiamo il dovere, da uomini di fiducia e di speranza, di pensare che sia anche un'opportunità per fare le cose meglio. Innanzitutto mi rallaccio a questo discorso sulla chiusura delle barriere. In realtà non è proprio così, anzi il trattato fa tutt'altro, perché si parla sempre di libero scambio, di libera circolazione, di merci e servizi e mai delle persone, quindi proprio non è, cioè io non, proprio non farei un discorso di questo genere, perché non è che chi fa un'opposizione critica al trattato è perché voglia alzare delle barriere, perché il trattato le barriere le vuole togliere, ma le vuole togliere tutto ciò che riguarda la circolazione dei capitali, dei servizi e delle merci, non fa proprio un discorso sulle persone, quindi io questo discorso sulle persone proprio non lo toccherei. L'altra cosa, provocazione che mi viene è, parliamo tanto del consumatore consapevole, io mi chiedo, ma noi questo consumatore consapevole dove lo pensiamo di crearlo? Perché allora poi allarghiamo un attimo anche il discorso alla situazione italiana che è adesso, dove lo vogliamo creare? Nelle scuole, azienda? Cioè io non capisco poi noi questo consumatore consapevole dove lo andiamo a creare, perché mi sembra quasi che noi stiamo attribuendo una responsabilità a un qualcuno che dovrà nascere in un futuro che non si sa dove si dovrà formare questo consumatore consapevole. Il discorso sui polli, che è giustissimo, perché anche noi adesso qui in Europa, cioè noi vogliamo tutelare uno standard europeo o un qualcosa che la commissaria Malmström ha definito delle abitudini europee. Cioè non stiamo dicendo che il modello europeo è perfetto, perché l'abbiamo visto tutti al report, il servizio su Amadori con i polli in batteria. Sappiamo benissimo che le carni bianche italiane sono le carni bianche che hanno il più alto numero di antibiotici, perché con l'allevamento delle carni bianche, come è fatto l'allevamento intensivo oggi, se si ammala un pollo si ammalano tutti, ai polli vengono somministrati antibiotici. Poi ci dice, ci viene detto che le nostre carni in realtà poi al consumo sono quelle che hanno il residuo di antibiotico più basso, perché si aspetta prima di macellare l'animale che l'animale abbia smaltito il residuo di antibiotico, però insomma questo è, facciamo affidarci di tutto quanto il meccanismo della veterinaria e delle leggi, io mi voglio fidare, quindi ci credo. Quindi non è che stiamo dicendo che noi abbiamo un modello perfetto, noi stiamo dicendo che non vogliamo che questo modello, che già ha le sue criticità, venga maggiormente indebolito al confronto con un modello che è completamente diverso. Perché quando viene detto come pensiamo che il trattato possa incidere su questo, su quest'altro, su quest'altro, su delle normative che noi già abbiamo, il problema è che noi siamo degli illusi se noi pensiamo che il trattato non vada a incidere in nulla, perché se nulla verrà modificato, allora se gli standard non verranno abbassati ma verranno alzati, e se gli Stati Uniti non attaccheranno il nostro comparto agroalimentare ma si accontenteranno di entrare nel mercato e di abbassare i dazi, e se il meccanismo ISDS sarà ammorbidito, e se i servizi pubblici non ne faranno parte, e se il principio di precauzione non verrà toccato, io mi chiedo oggi perché gli Stati Uniti allora vogliono venire a negoziare con noi, uno, due, perché la proposta negoziale degli Stati Uniti noi non la dobbiamo sapere, tre, perché noi i documenti negoziali non li conosciamo. Perché se è così nitido, perfetto, è impossibile che tutto quello che noi abbiamo oggi come tutela venga abbassato, perché allora a noi non ci ha dato sapere che questo è sicuramente scritto nero su bianco. La questione, parlo velocemente dei servizi e poi degli SDS, la questione dei servizi è espressamente scritto che appunto si parla di libero scambio di merci e dei servizi. La questione del servizio pubblico è particolare, perché nel TTIP, nel mandato, nel testo, per quello che per ora circola, insomma, c'è espressamente scritto che non viene considerato servizio pubblico né quello che può essere fornito da altro ente diverso dallo Stato, e né tutto quello che è suscettibile di una valutazione economica. Quindi ad oggi qualsiasi servizio per il quale noi paghiamo un qualcosa, anche una tessera della biblioteca, anche un abbonamento del pullman, anche la fornitura dell'acqua stessa, qualsiasi servizio di questo tipo può essere, non è considerato servizio pubblico, e quindi è un servizio privato in cui le multinazionali generali, in cui gli Stati Uniti possono intervenire
e privatizzare. Quindi non è, cioè non c'è una lista, c'è la definizione di servizio pubblico, e la definizione pubblica, la definizione di servizio pubblico nel trattato è che non deve essere suscettibile di valutazione economica e che è tutto ciò che all'interno degli stati può essere fornito da un fornitore diverso dallo Stato. In più c'è la terza specifica, che sul caso italiano ci deve far riflettere particolarmente, è per questo che mi sono permessa la battuta prima sulla scuola azienda, è che dice espressamente il mandato che può essere privatizzato qualsiasi servizio che è privatizzato o in corso di privatizzazione all'interno degli Stati membri. Quindi io invito tutti a fare una riflessione su quella che è la situazione italiana oggi, e quindi ci rendiamo conto di come i servizi pubblici siano presenti all'interno del trattato, e questo è un problema di definizione, quindi è un problema giurisprudenziale. Poi che viene detto il servizio pubblico all'interno del trattato non c'è, è una presa in giro, perché basta leggere la definizione, quindi anche una persona che ha tre nozioni in croce di giurisprudenza lo capisce cosa significa. Il meccanismo ISDS, se noi siamo, allora noi siamo tanto democratici, no? Noi abbiamo una storia, abbiamo 2016 anni di storia, più 753 della Fondazione di Roma. La democrazia l'abbiamo imparata, quel poco che l'abbiamo imparata dai greci, quindi c'è una bella storia. Dall'altra parte noi abbiamo un partner con cui andiamo a negoziare, che sono gli Stati Uniti, che importano, loro prendono la loro democrazia e la portano in tutto il mondo, anche dove non glielo chiedono, e questo mi sembra abbastanza evidente che l'hanno fatto negli anni. Mi chiedo perché allora noi abbiamo bisogno di un meccanismo di protezione, di risoluzione delle controversie che vada a tutela dell'investitore straniero. Cioè, con tutto il rispetto per Ruanda o per il Ghana, cioè noi non siamo né Ruanda né il Ghana, perché quando il meccanismo ISDS nasce, nasce all'interno della Banca Mondiale, quindi nasce come meccanismo ICSID e nasce per garantire quegli imprenditori che andavano ad investire nei paesi stranieri e che magari non potevano avere, non gli veniva garantito perché magari c'erano delle dittature militari che oggi c'erano, il giorno dopo ce n'era un altro, oppure non c'erano dei sistemi di diritto concreti, quindi non gli veniva magari garantita una giusta tutela del proprio investimento. Riflettiamo sul concetto etico anche, perché chi sono io nell'ambito del diritto internazionale per dire a un altro Stato che non c'è un giusto sistema di diritto? Va bene, non sono nessuno, però facciamo e dimentichiamoci il discorso etico, poniamo che l'investitore debba essere tutelato. Perfetto, capisco la multinazionale, l'impresa che va a investire in Ruanda, io l'investitore statunitense che investe in Italia non capisco perché, o in Francia, o in Inghilterra, o in Germania, quale falla c'è nel nostro sistema giuridico per cui ci deve essere un arbitrato privato? Non lo so, non lo so. L'arbitrato privato, tra l'altro, è un meccanismo che io invito tutti quanti, chi non lo sa, magari a informarsi, a leggersi un po' di casi, quelli insomma che c'è concesso conoscere. Ma il meccanismo degli SDS e la modifica dell'ICS che è stata proposta dalla Francia con un'ambiguità tra l'altro particolare, perché la Francia prima propone la modifica degli SDS all'interno del trattato in ICS e poi vuole che gli SDS, così come sto, restino all'interno dei trattati bilaterali che c'ha in corso tra paesi dell'Europa, eppure là ci sarebbe da fare una storia proprio sulle posizioni della Francia ultimamente che sono peculiari. Però andiamoci a vedere qualche dato e vediamo che il meccanismo ISDS ha permesso alla Philip Morris, una multinazionale del tabacco che tutti conosciamo, di citare in causa uno stato sovrano come l'Uruguay, quando l'Uruguay si è permesso di fare un packaging dissuasivo sul suo pacchetto di sigarette. La Philip Morris ha citato in causa l'Uruguay per una cifra di pari al 5% del PIL dell'Uruguay. Quando a noi ci dicono che il trattato, e ce lo dice Ecoris, pagato dalla Commissione Europea, ci dice che il trattato porta crescita, la crescita che il trattato porta è lo 0,3 oggi, lo 0,5 quando hanno fatto gli studi nel 2013, lo 0,3 oggi a partire dal 2030, e lo studio Ecoris lo presenta il 13 luglio a Roma, questo studio eccezionale, la crescita del PIL con il trattato a totale abbattimento delle barriere tariffarie e al 50% delle barriere non tariffarie è dello 0,3% del PIL. Allora noi per lo 0,3% del PIL dobbiamo accettare un'armonizzazione di normativa
normativa con gli Stati Uniti, che è quanto di più lontano da noi proprio come sistema giuridico che ci possiamo immaginare, però un meccanismo che permetta a una multinazionale di citare in causa uno Stato sovrano che va a difendere la salute dei cittadini per il 5% del PIL, per noi deve essere normale. Allora i dati econometrici o valgono o non valgono. Perché il problema c'è, perché l'ISDS è un problema enorme, che se gli Stati Uniti e l'Europa, perché anche l'Europa la vuole l'ISDS, perché le multinazionali non è che c'è una nazionalità, con il meccanismo delle consorelle, le multinazionali, grazie al CETA, possono tranquillamente, non gli serve che sia degli Stati Uniti, tranquillamente possono citare in giudizio un paese membro dell'Unione Europea. L'Italia è protagonista di 3 cause ISDS ed è stata citata da una multinazionale del settore dell'energia, che è anche italiana, che ha utilizzato una sua sede svedese per il decreto spalma incentivi. Perché? Perché sono stati sottratti gli incentivi alle rinnovabili e sono stati rispalmati su altre fonti di energia. Quindi, cioè, quando tocchiamo il meccanismo ISDS, questa ipocrisia che c'è in tutti coloro che sono favorevoli al trattato di dire sì, l'ISDS è vero, è un argomento un po' ostico, cioè noi stiamo concedendo alle multinazionali il diritto di mettere in discussione una normativa di uno Stato sovrano, cioè noi gli permettiamo alle multinazionali di citare in giudizio uno Stato perché ha fatto una norma che a loro gli va a ledere il profitto. Cioè, se questo ci sembra un argomento in cui diciamo beh sì, forse questo è un argomento un po' di criticità, cioè io allora veramente alzo le mani e dico di che stiamo parlando. Perché è un meccanismo di fronte al quale l'Europa veramente dovrebbe dire io l'ISDS in un trattato con gli Stati Uniti, grande paese democratico, e noi grandissime democrazie, non ci serve. Facciamo un bel trattato senza l'ISDS, qual è il problema? E invece no, l'ISDS ci deve stare, allora lo modifichiamo, lo facciamo diventare l'International Court System e facciamo diventare questi personaggi arbitri privati, li adeguiamo addirittura al ruolo, al rango di giudici togati, cioè gli facciamo pure una promozione così all'improvviso, introduciamo un meccanismo che permette anche che il giudice venga retribuito in proporzione al verdetto che emette. Quindi se il giudice decide che lo Stato deve pagare alla multinazionale 5 miliardi, prende percentuali su 5 miliardi. Se sta a 10, la percentuale la prende su 10. Questo è un meccanismo che a noi ci deve piacere. Noi dobbiamo dire no, vabbè, ci piace questo meccanismo. Questo è l'International Court System e questo è l'ISDS. Il meccanismo è, tra l'altro, cioè, se poi si fanno le sottigliezze, quelle proprio da nerd della giurisprudenza, quindi si dice no, ma l'ISDS non vede che va a dire agli stati vi togliamo il diritto di regolamentare, quindi non va a incidere sul right to regulate, facciamo proprio i secchioni, no, va a incidere sull'ability to legislate, cioè io ti dico guarda Stato, tu puoi legiferare come ti pare, ma è un problema tuo, perché tu che fai, o paghi o ritiri il provvedimento. Allora l'Uruguay ha parteggiato con la Philip Morris e non si sa quanto, la Germania ha ritirato il provvedimento del referendum contro il nucleare quando il distretto d'Amburgo è stato citato in causa dalla Vattenfall, e la Vattenfall tranquilla fa energia nucleare ad Amburgo, il governo egiziano ha ritirato il salario minimo quando la Veolia ha fatto causa al governo egiziano perché il salario minimo gli andava ad incidere sulle sue tasche, all'avevo gli altri, impediva di fare profitto, quindi giustamente i lavoratori egiziani il salario minimo dovevano avere. Quindi noi rischiamo che andiamo a negoziare con un paese che non ha firmato, non ha ratificato le convenzioni del diritto, sul diritto del lavoro, le 8 convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, e noi ci rischiamo tranquillamente una causa di SDS perché noi abbiamo un certo standard per quello che c'è rimasto di tutela del diritto del lavoro, gli altri invece hanno un altro standard. Che problema c'è? Tutto il problema del trattato sono gli standard, il problema è quello. E dove lo standard non arriva, dove lo standard è più basso, dove lo standard è lacunoso, il meccanismo degli SDS si inserisce. Per me è un meccanismo, una tutela fatta per il profitto così come è. Quindi noi non è che diciamo che i trattati non vadano fatti, noi diciamo che i trattati hanno delle criticità e ci aspettiamo da parte di chi ricopre un determinato ruolo che non faccia l'interesse delle multinazionali ma faccia l'interesse dei cittadini. Io al Parlamento Europeo ci ho lavorato come assistente parlamentare, so benissimo le pressioni
che le lobby multinazionali fanno sui parlamentari. Non è facile resistere a determinate pressioni, perché non so, io parlo di parlamentari a livello di Parlamento europeo, quindi c'è questo ruolo dei multinazionali.